Io credo che tenere la mascherina, ovviamente, sarebbe meglio non tenerla, ma non mi pare un grandissimo sacrificio a fronte del rischio che corriamo con la variante Delta. Allora, in Campania bisogna tenere la mascherina sempre. È chiaro che se vai a mare te la togli, è chiaro che se stai a pranzo in un ristorante te la togli. Poi che significa te la metti quando c'è un assembramento? Vediamo la vita concreta. Lei, che è uno che va gavazzando per Napoli, quando esce, va a passeggio sul lungomare, che fa? Se la tiene in tasca o se la mette? Quando va a Via Doledo, va nelle strade della shopping o nelle piazzette, quindi quando è che bisogna prenderla e metterla? È chiaro che quando vai alle strade ti devi mettere la mascherina, sempre, tranne che ovviamente stai a mare, vai a fare footing alle 8 di mattina, stai in un parco, le cose ragionevoli le comprendiamo tutti quanti. Questa cosa delle mascherine è diventata come una battaglia di civiltà. Abbiamo tolto le mascherine. Imbecille, hai tolto un elemento di protezione per te, per i tuoi figli e per i tuoi familiari. Questo è tutto. Non è... Qual è il grande sacrificio?